Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Donut Red. Come vedete, oggi siamo su Dead in Bermuda, un survival. Finalmente qualcosa di diverso per la domenica, a parte gli horror domenicali. Come vedete, questo gioco già l'ho provato, ci ho giocato un po'. Io direi di fare una nuova partita. Per adesso ho solo la demo, io ancora non ho comprato il gioco, ma in caso che possa piacervi il gioco, vi interessa, me lo fate sapere con mi piace, con i mi piace o con dei commenti. Così, in caso se vi interessa il gioco, io posso anche comprarlo e continuare la serie insieme a voi. O almeno spero che vi piaccia, perché se comunque non ci sono molte visualizzazioni e tutto, credo che sia meglio non comprarlo il gioco e non buttare soldi così. Come vedete, questa è la storia iniziale. In pratica, loro sono su un aereo e precipitato su quest'isola, ovvero Bermuda. Bene, eccoci. Dopo aspettato un po' il caricamento, questa sarebbe la storia iniziale in cui parlano le persone di quello che è successo. A noi non ci interessa un cazzo e passiamo direttamente al gameplay. Ok, sì, hai ragione. Okay. Oh cazzo, mi sono cliccato per sbaglio. Allora, all'inizio ci darà un aiuto il tutorial per vedere come si gioca. Allora, io vi spiegherò alcune cose io anche. Ogni personaggio ha le caratteristiche sue. Anche le skills, ovvero tipo che non so, questo personaggio è forte in discussione e in cucina. In pratica è una persona che la depressione te la fa scendere in poco, insomma. Poi ogni personaggio ha le sue caratteristiche. Ad esempio questa si chiama Iliana. Le sue skills sono in agilità, intelligenza, nella stealth. Quindi insomma ognuno ha le sue caratteristiche. Quello più inutile, come ho visto all'inizio del gioco, è Bob. Fidatevi, è uno dei personaggi più inutili. Però noi l'unica cosa che è utile è nel craftare. Allora, io direi di iniziare con scavare nelle cose. Ok, questo c'ha 46 di scaving. Vediamo se c'è qualcuno più forte. Ok, mettiamo lui. Tanto anche lui non è molto forte, se non mi sbaglio. Allora, ci servono due persone, come dice il tutorial, da mandare alla ricerca. Che sarebbe qui, infatti. Le persone, se non ricordo male, sono queste qua le più forti nella ricerca. Ora servono tre persone per andare all'esplorazione dell'isola. Io di mandare Alice, ma come abbiamo visto prima, molto forte. Poi direi di mandare Aleandro insieme a lei. E mandare anche Giulia. Ok, perfetto. Ora noi servono, dobbiamo craftare una qualcosa nel workshop. Dobbiamo craftare il campfire all'inizio. L'unica cosa più facile. Ok, ci servono due persone al craft. Ok, inseriamo lei, anche se è inutile. Ok, fatto. Ora possiamo passare la metà del primo giorno, perché questo gioco ha due durate di giorno e una di notte. Cioè ha tre turni in un giorno, insomma. Poi, adesso ci serve. Come vedete, la prima persona ha già trovato delle cose importanti nell'aereo. Loro hanno craftato già il campfire. Ora vediamo le ricerche come stanno andando. Si trovano ben d'accordo Bob e l'altro che non mi ricordo il nome. Hanno completato la ricerca dello sleeping area. Ok, sono aumentate anche le loro relazioni. Ora dovremmo aver scoperto una nuova area. Meno uno, meno uno, meno uno. Che bello, si vogliono proprio bene queste persone. Allora, select the new. Ok, dobbiamo andare nella nuova area. Se qui. Oh, qui c'è la sacca. Ora dovremmo mandare qualcuno probabilmente. Una persona che è brava. Credo Alice. Credo, non lo so sinceramente. Ha fallito. Monster attack. Cazzo era? Quello era un mostro. Abbiamo trovato un'opa. Abbiamo trovato cose interessanti, insomma. Dobbiamo costruire qualcosa di nuovo, mi sa. Sì, nel workshop. Allora, dovremmo costruire questo.
Ok, il tutorial continua ancora. Ora dovremmo fare qualcosa. Dobbiamo convertire la frutta in acqua. Cioè, dobbiamo qualcosa da bere. Possiamo anche. Perfetto. Muovi due persone vicino al campo. Io direi di mandarci queste due persone, visto che sono stanchi. Cioè, non è che sono stanchi, tutti sono un po' stanchi, però. Usa K su un personaggio. Qualcuno che è molto affaticato. Non sono molto affaticati. Credo più lui. No, sono tutti della stessa fatica, anzi, non è più quello più stanco. Allora, detto dobbiamo dargli un caffè, ok. Fatto. Ora dobbiamo fare. Clicca on the map and visit the nuova area. Ah, dobbiamo andare nella nuova area. Fatto. Ora dobbiamo andare al campo e passare il prossimo turno. Sto trovando molte cose finalmente. Qualcosa di utile. Anche da bere. Un'ascia. Buono. Però è molto depresso. Dovremmo aver costruito il letto, credo. No, ci manca ancora qualche turno. Ora vediamo cosa succede qui. Speriamo che la fatica. Ok, sì. Un nuovo tratto per la ragazza. Sono aumentate più 5 relazioni. Vanno molto d'accordo quei due. Abbiamo scoperto una nuova area. Cosa molto utile. E meno 7, meno 7. Oh mio Dio, le relazioni proprio go go. Ok. Oggi abbiamo fatto un buon lavoro. Vabbè, comunque, quello che dice non credo che ci interessa molto. Però di solito quando cioè, ci si trova al campfire, di solito si discute per quello che è successo, oppure alcune persone litigano, oppure altre persone diventano più amici, insomma. Per il momento credo che qualcuno stia litigando, credo, però non sto leggendo. Perché sinceramente mi scoccia un po'. Visto che già. L'ho fatto un po' questo gioco, mi ricordo che dicono. Ho una poscena, non litigato. Ora qui si dà da mangiare, questo turno dove si dà da mangiare. Io direi di dare da mangiare a lei, così scende tutta la fame. Al ciccione. Anche a lei. Ora diamo da mangiare anche a lei. A lui, scusa, è un uomo. Lui. Diamo da mangiare anche a lui. A lui. La ragazza avrà il pasto più buono. Mi sa, ok. Ora tutti non sono affamati. Passiamo al prossimo turno. Far il fuoco si è 25% consumato. L'acqua a meno 8. La depressione a qualcuno è scesa. Ok, perfetto. Allora, questo è il secondo giorno. Abbiamo completato il tutorial per adesso. Comunque, ragazzi, se questo episodio vi sia piaciuto, fatemelo sapere con i mi piace e con i commenti. Per il momento ve l'ho detto, sto provando la demo. Quindi se il gioco vi interessa e volete che ci faccia altri gameplay, me lo dite. Io posso anche comprarlo. Però almeno fatemi sapere se vi interessa il gioco. Quindi se so che vi interessa, io farò questo sacrificio di comprarlo perché non costa nemmeno molto poco. Alla fine sta 15 euro. Al massimo vedrò di trovarlo su G2A se sta di meno. Comunque fatemi sapere voi, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!